Popolo di YouTube, io sono Mustang Interista! Ci siamo vinti anche questa, ragazzi! E ragazzi, vi dico stra. Ho già detto stra, no, strameritata, cazzo! Strameritata! Cioè, 23 tiri a 3! Sembrano le mie partite di FIFA, qua. 23 tiri a 3 e vinciamo solo 2-1, ma dovevamo vincerla 4-5-1 sta partita, veramente. Li abbiamo, cioè, surclassati in tutto e per tutto, però questi qua con una giocata un po' sculata, però anche intelligente, perché secondo me non è solo culo quel gol. Cioè, nel senso, ci sono degli errori tra la deviazione di Augusto, che chiude male, Sommer e Dumfries, che non si capiscono, però comunque la giocata resta, secondo me. Non si può dire che sia solo culo quella giocata di un singolo, non di squadra, perché l'Udinese non gioca a calcio, e non solo con noi. Non gioca a calcio l'Udinese, è una delle squadre che gioca peggio della Serie A, con uno dei peggiori allenatori della Serie A, secondo me. Cioffi, cioè io preferivo molto di più Sottil, se devo essere sincero. Ma detto questo, un Inter che parte forte, contro praticamente l'Udinese giocava un 5-4-1, cioè tutti dietro, in poche parole, con Toven là che, poveretto, era finito anche a fine partita, e noi siamo stati un martello pneumatico. È vero che siamo un po' più sottotono, le punte non segnano, ed ecco spiegato il perché l'Inter questa partita la vince in questa maniera sporca nel finale, insomma, con gol di Frattesi, poi con un rigore la pareggiamo. Mancano i gol delle punte, le punte soprattutto, un po' tutta la squadra è in calo, ma le punte, ragazzi, sono sottotono. Thuram anche oggi non mi è piaciuto, si è mangiato un altro gol davanti alla porta, clamoroso, di testa. Anche che poi, vabbè, gran partita del portiere dell'Udinese, va detto questo, che fa una cazzata concedendo il rigore, appunto, su Thuram, tra l'altro, se non sbaglio. E poi, però, va appunto anche detto che fa delle parate assurde su Calhanoglu, e anche quella su Lautaro, quella è clamorosa, secondo me. Parata fantastica. Poi, ragazzi, tante palle dentro, tutte sporcate. Poi addirittura ce la siamo anche tirata addosso noi, perché c'è talmente tanta densità dentro quell'area di rigore che era incredibile. Poi ogni tanto l'Udinese ripartiva e ha avuto anche una grande occasione dove chiude Mkhitaryan, gran chiusura di cuore. Questo giocatore, nonostante l'età, ce la mette tutta, ragazzi, ce la mette veramente tutta. Bravo Miki. Comunque sia, a me la squadra tutto sommato è piaciuta, come vi ho detto, più o meno. Allora, non mi è piaciuto Acerbi, ve lo dico già. Non mi è piaciuto tanto Augusto, perché là, secondo me, quel tiro dovevi capire subito che Samardzic andava sul sinistro. E invece gli ha evitato l'esterno, secondo me ha sbagliato là. Poi, come ho detto, Acerbi non mi è piaciuto, tanti errori in impostazione. Pavard, anche lui in marcatura, qualcosina di meglio poteva fare. Dumfries, secondo me, è limitato. Di Marco ha messo tanti palloni dentro, però, ragazzi, come vi ho detto, mancano le punte. Di Marco il suo l'ha fatto anche. Ha fatto anche una buona partita. Calhanoglu bene, poi segna il rigore, è andato vicino anche al gol prima. Così come anche Mkhitaryan, a me non è dispiaciuto. Barella, ragazzi, è un polmone, cioè è il nostro polmone, Barella. Anche a fine partita che andava a pressare. Comunque mi è piaciuto anche Barella, come ho detto. Però, ragazzi, il problema è là davanti, secondo me. Lautaro anche non ha giocato male, però gli manca il gol, e sapete che quando questo giocatore non segna va in depressione, tipo, cioè, io lo sapevo che arrivava a questo momento, ma ben venga che abbiamo tutti questi punti di vantaggio, e poi vabbè, ben venga anche che quest'anno siamo anche un po' baciati dalla dea bendata per quanto riguarda le vittorie, nel finale, quest'anno, oltre che abbiamo una squadra più solida, ma perché l'allenatore l'ha resa più solida, attenzione, riusciamo a portarci a casa più punti. Però, ragazzi, vedete, è arrivato il momento di crisi delle punte che io avevo pronosticato all'inizio stagione. Per fortuna è arrivato adesso, che sei a più quanto 14 dal secondo. Avevo perso anche il conto ormai. Abbiamo talmente tanti. Vabbè, insomma, quindi diciamo arriva il momento giusto. Quindi siamo tranquilli. Adesso Lautaro la prossima non ci sarà, vabbè, col Cagliari, che spero di vincere. Poi c'è il derby, ma ripeto, poi a me non me ne frega niente di vincere lo scudetto al derby, prima, dopo, non me ne frega un cazzo, basta vincerlo e alzare la seconda stella. Ecco, appunto, poi è entrato bene Buchanan, mi è piaciuto, per me dovrebbe giocare anche un pochino di più sto giocatore, perché no, per me è forte.
E vabbè, anche Darmian benino, tutto sommato. Sanchez per me, nonostante l'età, perché il problema di Sanchez è l'età, è un giocatore che vede linee di passaggio che gli altri non vedono. Non fa mai passaggi elementari, se voi notate. Poi qualche volta sbaglia, ripeto, è lento per l'età, però è entrato bene. Ha giocato quasi da regista a volte, che più che da trequartista, però vabbè, a me è piaciuto comunque. E secondo me è stato decisivo lui, così come Frattesi, che è entrato e si è costruito più di una palla gol, mi pare tre, compresa quella del gol. Anche Arnautovic è entrato bene, dopo che ha rimpallato un tiro all'inizio, poi è entrato bene anche Arnautovic, incredibile, non mi sembra vero di dire una roba del genere, e poi ragazzi i complimenti vanno sempre a lui alla fine, a Simone Inzaghi che è lui il vero costruttore di questa squadra, lui che nonostante ogni anno gliela indeboliscano, nonostante tutto lui riesce a renderla, a farla rendere bene, a farla giocare bene, quest'anno l'ha resa anche un po' più, cioè un po', un bel po' più solida del solito. E quindi gli applausi vanno a lui. Ha avuto il coraggio di cambiare, di mettere le tre punte, cioè il trequartista in questo caso dietro le due punte. E quindi bravo Simone, bravo. Con questo scudetto, come ho già detto anche su Instagram, per me hai fatto il massimo. Perché l'Inter non è pronta per la Champions League, come vi ho già detto. Sarà pronta quando avremo una proprietà seria, perché adesso non è pronta. Al momento Inzaghi meglio di così non può fare. Quindi bravo Simone. Termino il video allora dicendo una cosa. Vorrei ringraziare un giornalista, Lapo De Carlo. Mi è stato regalato questo libro da mio caro amico e mi è stata fatta, guardate qua, una bella dedica. Leggetela, insomma, comunque sia, lo ringrazio tanto. Grazie Lapo, per me sei uno dei migliori, insomma, giornalisti, interisti, anzi, senza interisti, uno dei migliori giornalisti. Ti seguo, insomma, su Tele Lombardia. Un giorno spero anche di conoscerti dal vivo e niente, insomma. Grazie mille per il libro, ovviamente lo sto iniziando a leggere, quando lo finirò magari ve lo commento. E niente, sempre forza Inter ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube se volete mettete mi piace, ci vediamo presto, anzi tra poco devo fare un video non felice, ve lo dico già, ma vabbè insomma, intanto almeno qua posso godere un attimino, vabbè dai, ci vediamo, forza Inter, ciao!